lavorato tantissimo in Irlanda studiando al Trinity College. Slimani, buone mani, anche Van der Merwe, Paul Williams e adesso Sergio Parisse per la sua galoppata al sostegno all'esterno, va da solo, poi vorrebbe scaricare, riesce alla fine a dare il pallone a Rias, raccoglie Dupuy, prosegue Blancard, bellissima azione dello Stade Français, vuole andare a segnare la meta, sempre c'è vantaggio, vogliono prenderselo con la meta, Papé, ancora Stanley a placcare Arias, si è dovuto aggiustare il pallone e gli sono arrivati addosso gli avversari, sempre, sempre vantaggio, sempre vantaggio, sì sì, è anche un po' di fuorigioco qua, sì, Papé, non c'è più nessuno, non c'è più nessuno, sono finiti i compagni. Bonneval a tutta velocità, passa, tu si tuffa, la meta di Ugo Bonneval, la prima della stagione, l'anno scorso ne aveva segnate 6, tutto incluso, 4 in challenge e 1 in top 14, 2 anni, Ugo Bonneval. Azione degna di questa partita, Francesco, questa è la prima vera azione di questa partita combattuta, qua siamo nell'inizio dell'azione dove c'è veramente superiorità numerica. Sergio che ha 2-3 giocatori esterni, finta, ma poi fa un offload fantastico che comunque fa continuare l'azione, e poi in questo continuo secondo me qui Fofana fa questo grave, grave errore nel salire da solo e lascia l'interno per Bonneval che deve soltanto cambiare il passo e tuffarsi. Era vantaggio per lo Stade Français, però secondo me Fofana qui sbaglia un po' nel salire da solo e permette P nell'impatto. Sivivatu attira i difensori, poi scarica ancora Benson Stanley, bravo nel tenere, no? È stato bravo Arias a bloccarlo, bravo anche Fofana, altro numero di Fofana, poi la Pandri per Julien meta. Pierre che riesce a schiacciare, ma qui vuole il TMO, sì, prima meta. Chiede al suo collega, gli dice sì è meta secondo me, ma non mi fare questa domanda a me, non mi fare questa domanda, c'è qualche motivo, non mi fare questa domanda a me, la meta. Cioè, non c'è nessun motivo, una domanda semplicissima, perché non la si fa? Perché non la si fa? meta di Julien Pierre. Aucune, d'accordo, ok, ripresa. No. Non c'è nessun motivo per non darla, quindi prima non è Papi, ex Castre ed ex Bourgoin. Sì, no, sembra stabile, no, tutti stappati qua. Sergio, gancio cielo per eliminare gli avversari e pallone buono per Paul Williams che corre, evita Sivivatu, lo ubriaca, poi Bonneval. Arias, meta, incredibile, in fondo, va a schiacciare Julien Arias. Per Julien Arias la terza meta della stagione in 3 partite. E ti stavo dicendo qua di questa difesa veramente, guarda Sivivatu, dove va? Guarda, non può far così. Viene anche toccato, sì. Da Paul Williams. E soprattutto è una difesa che emerge dalla parte gialla. Sivivatu, prigioniero del pallone, riesce a scaricarlo a Boutten, c'è superiorità, c'è. Eh no, però devi dare il pallone. Che cosa ha fatto? Sbagliato. Ah. Sì. E qui prende anche il giallo. Ha già la mano in tasca. Rosso? No, giallo. Giallo. No, è rosso. È il doppio giallo. Doppio giallo, sì. Papé fa un giallo più giallo. Sì, entra laterale e usa il piede ancora una volta come è stato fatto prigioniero. Sul punto compagni di ripuliscono. Oh. Avanti, finita. Finita la Bravo partita. Sergio ancora. Lo Stade Français batte Clermont 23-16 nel posticipo della 5ª giornata del campionato francese. Grazie da Francesco Pierantozzi e Andrea De Rossi. Ciao, ciao. A sabato prossimo. Ciao a tutti. Ciao.